Ehi, ben ritrovati da Andrea Link 91 su Captain Tsubasa Rise of New Champions. Partita finale delle scuole medie contro l'Accademia Toho. Oh, attenzione. Lei è la madre di Tsubasa. Cosa posso fare per lei, dottore? Si tratta di Tsubasa? Beh, devo ammettere che un talento come il suo è più unico che raro. Potrebbe tranquillamente diventare un pilastro portante per il futuro del calcio giapponese. Ma proprio per questo è necessario che pensi anche al suo di futuro. In quanto so, Tsubasa ha intenzione di trasferirsi in Brasile e diventare un professionista. In confronto a questo, il torneo attuale è una sciocchezza. Nessuno farebbe caso a una sua sconfitta. Non avrebbe ripercussioni sulla sua carriera. Ma se dovesse esagerare di nuovo e peggiorare le sue condizioni, questo potrebbe mettere a rischio il suo futuro nel mondo del calcio professionistico. Se vuole che non giochi la partita di oggi, come suo medico posso obbligarlo a restare qui e riprendersi. Posso chiederle cosa ne pensa Tsubasa? Mi ha detto giocherò che lei lo voglia o meno. Certo. Oh, eccolo qua, buongiorno a tutti! Dottore, riuscirebbe a fasciarmi velocemente la spalla prima della partita? La benda si è allentata mentre dormivo. Ma certo. Un giocatore normale non giocherebbe, anche perché qui si tratta di bambini comunque. Ragazzini, adolescenti, 14 anni insomma, quindi non è che sono proprio in età, non è calcio professionistico. Comunque andiamo avanti. Uno per tutti e tutto per uno, certo. Hai qualcosa da aggiungere, Capitan Tsubasa? Sì. Credo che lo sappiate già, ma dopo le elementari volevo trasferirmi subito in Brasile. Quindi all'inizio non avevo intenzione di entrare nella squadra della Nankatsu. Però, ora che sono qui e ho giocato insieme a tutti voi per 3 anni, sono felice di averlo fatto. È stata un'esperienza irripetibile. È la nostra ultima partita, quindi si gioca per vincere. Prendiamoci il terzo titolo e scriviamo i nostri nomi nella storia! Se ci sei tu non possiamo perdere. Faremo in modo che tu vada in Brasile senza neanche una sconfitta. Yes! Riporteremo di nuovo lo standard a Shizuoka. Beh, per 3 anni di fila sarebbe comunque un grande traguardo, dato che nessuna scuola ci è mai riuscita. Quindi dopo anche perdono il prossimo campionato. Chi se ne avvantaggerà? Ad ogni modo, Itazune è molto preoccupato perché la Nankatsu è molto forte e non è paragonabile agli avversari che avete affrontato finora. Diglielo, diglielo. Però avete acquisito le capacità necessarie per batterli. Wakashimazu ha studiato parecchi video per farsi un'idea di come fermare il tiro guidato. Il tiro guidato vola fin sopra la porta, poi scende in picchiata. Quindi restando sulla linea di porta e saltando al momento giusto dovrei riuscire a pararlo. Non sarà facile trovare il tempismo corretto. Per questo ieri notte mi sono allenato con i tiri del capitano. Il suo colpo ha più o meno la stessa potenza e Yuga me li ha fatti assaggiare a ripetizione. Ha sviluppato la memoria muscolare adatta a contrastare quel tipo di potenza. Non farò entrare in porta neanche un tiro guidato. Se c'è qualcuno che puoi farlo, sei tu, Wakashimazu. しあいないから大変な盛り上がりを見せています。全国中学生サッカー大会決勝。南葛対東方の一戦。3年連続同一カードとなった。この決勝戦、過去2年は南葛が勝ち、大会2連覇を達成しております。そして3度目の決戦となった今日、南葛が三度東方を下し、 V3を決めるのか、あるいは東方が南葛を破り悲願の初優勝を成し遂げるのか。試合に先立ち両チームのスターティングメンバーが発表されています。白のユニフォームは静岡県代表南葛中。南葛キャプテン大空翼くんは怪我をして今日もグラウンドに立ちます。そして一方黒のユニフォーム 東京都代表の東方学園はエースストライカー日向小次郎くんがついにファイナルマッチで初見参。今日の試合は日本の未来のエース大空翼くんと日向小次郎くん2人の対決であります。これからの前後半60分、名勝負の数々がこのフィールドで繰り広げられることでしょう。世紀の一戦のキックオフのホイッスルが 間もなく鳴り響こうとしています。
Penso che questa sfida sarà quella più difficile, perché il livello massimo di difficoltà è 3 stelline, quindi penso che questa sia di 3 stelline. Molto bene, Tsubasa, sei venuto. Beh, non poteva perdersi la finale, poi contro di te, Yuga. Se non fossi sceso in campo, questa partita non avrebbe avuto senso. Oggi ci prenderemo una rivincita per gli ultimi 2 anni. Oggi la Toho vincerà le nazionali. Vedrai, Tsubasa. Prima della fine dell'incontro mi chiederai pietà in ginocchio. Spero di non doverlo fare. Comunque, raga, io ho visto in alcuni server Discord, stavo un attimino facendomi un'idea di come creare il mio, e ho visto che molti chiedevano su Captain Tsubasa come fare le super parate o dribbling o cose varie. Fate i tutorial. Il gioco vi spiega tutto, vi spiega. Eccoli, si comincia! Subito! Incredibile, il pallone ha colpito il palo con una potenza tale da esplodere. Non esiste. Il tiro della tigre di Yuga è davvero straordinario. Quanta potenza ci vuole per far scoppiare un pallone? Ragazzi, ma stiamo scherziamo? Wow. Noni. Vai. Iniziamo piano piano, dai. Una formazione difensiva, vai. Voglio un attimino giocarmela safe. What's? Sì, però per chi era quella? Scusami, Eccolo! Bravo. Wakashimazu, vabbè, mi piace troppo, raga. Non ci posso fare niente, Wakashimazu è top... Top portiere. No, volevo fare il tiro guidato subito per vedere che scena succedeva. Ok. Aio, no, non ho reagito proprio per niente. Pensavo che non mi avrebbe mai preso. Non ci stavo proprio ragionando minimamente. Devo passarla a Tsubasa. No, dov'è? Eccolo, vai. Quindi ora dovrebbe... Ah, ok. La presa e la spinta via, no. Spinta proprio no. Ah, no, non ho proprio la potenza per tirare. Vabbè. Non fa nulla. Vai. Cerco di stancarlo il più possibile. Ok, va bene, ci sta. Oio. Sì. Avanti, raga, avanti. Perfetto. Ancora, vai, ancora. Cavoli, ce la fa. Acrobatic save, quindi non possiamo segnare col tiro guidato, mi stai dicendo? Neanche se lo stanco al massimo? Mi dici? Vabbè, proviamoci, Non è carico per niente, Tsubasa, devo aspettare. Taki, ok. Ah, no, no. Avevo letto dribblatore di bordo campo. Poi dico, vabbè, mo tiro, perché tanto è la tecnica speciale, invece no. Poi dico, ma Taki non c'era la tecnica. Cosa faccio? Mi faccio ruba palla.
No! Ho premuto B, non ho fatto passaggio filtrante. O con A. Scusate. No, dai, l'avevo evitato. Però ragazzi, non è facile capire quando fare un contrasto con R o con R2. Non è che il gioco ti dice, guarda, questo ti arriva in questa maniera. Ho passato! Ho passato di pomodoro! Su, maledizione. Vabbè, è inutile che lo ripeto ogni volta, no? Dai, stavolta ce la facciamo. Ehi, Wakashimazu. Ancora, questo è gol per forza. Deve. È gol. Contrasta sto tiro guidato, contrasta, Wakashimazu. E sto giocando in formazione difensiva, Vai, ti dribblo. Ah, ho fatto troppo anticipato. Pensavo che mi venisse incontro, invece no, si è fermato il farabutto. Aria, e dai! Ma non è possibile, Non è proprio pensato. Ma proprio per niente. Che cosa? Cosa hai fatto? Ma perché? Quella potevo arrivare a bordo campo e dribblare malissimo tutti. Oh, grande. Ma dai. No. Non l'ho proprio visto quello. Mannaggia a te. Dai, l'avevo attivata la tecnica, su. Maledizione. Ma lui non ce l'ha proprio, è finito, si scarico. Non me ne ero accorto. Ma dai, Oda, su. Ma sì. Dono Takasugi un treno, Se solo andasse a segno, certo. Sì, vabbè, questa era ovvio che la intercettasse. Messi! Va bene così. Wow. Tutti gli occhi sono puntati sui due capitani e il primo tempo finisce con la Nankatsu in testa. Il terzo titolo è a portata di mano. Riuscirà la Toho a ribaltare il risultato nella seconda metà di gioco? Spero di no. Che succede? È morto. Ehi, Tsubasa! Portatelo dal dottore, presto! Dottore, la gamba ha iniziato a farmi male dopo. È ovvio che ti faccia male, non ti avevo detto di non sforzarla troppo? Però non riuscirò mai a battere Yuga se non do il massimo. Non sono venuto qui per perdere. La prego, mi dia qualcosa per continuare a giocare. Vorresti degli antidolorifici? Sei impazzito? Li siamo solo per i giocatori adulti e solo in situazioni estreme. Il tuo corpo è ancora in via di sviluppo. Per favore, dottore. Senza di me la Nankatsu. Tsubasa, la tua ossessione per questo torneo è malsana. Vuoi diventare un professionista in Brasile, no? Vuoi vincere la Coppa del Mondo per il Giappone, no? Questo torneo scolastico non è nulla in confronto a quei sogni. È una sciocchezza.
Se continui a giocare con questi infortuni, rischi di dover dire addio a tutta la tua carriera. Sei certo che non te ne pentirai? Anche questo fa parte dei miei sogni. Anche se è una sciocchezza, ho sognato a lungo di vincere questa finale. Se non vincessi ora, che senso avrebbe essere rimasto in Giappone dopo le elementari? Non sprecherò questa occasione. Roberto non ha voluto portarmi con sé, quindi io devo vincere questo torneo. Devo conquistare quest'ultima finale con i compagni che sono stati al mio fianco in questi 3 anni. Questo è il mio sogno. Questo è il mio scopo. Capisco. Se sei davvero disposto a tutto, allora non ti ostacolerò. Ma la prossima volta che starei per svenire, ti farò uscire dal campo una volta per tutte. Mi hai capito, Tsubasa? Sì. Chissà come l'ha presa Yuga. Siete stati bravissimi nel primo tempo. Ora dovrete fare altrettanto nel secondo. Concentratevi sul dare la palla al capitano e continuate con il pressing. Ci siamo. Inizia il secondo round. Stiamo per conquistare il nostro primo torneo. Lo tengo La tengo la barra V? Sì, la tengo. Ah, dai però. Faccio tutti quanti quei dribbling e poi arrivo alla fine che mi ruba palla. Che schifo. Che schifo proprio. Per fortuna che i tiri si caricano più velocemente in questa maniera quando sei in zona V. L'importante, ragazzi, è avere un gol di vantaggio. Se poi non ne facciamo un altro, chi se ne importa? Non è importante. L'importante è averne solo 1-0. Va bene uguale. Eccola là. Ecco, va di petto. Fa tipo il fulmine di Pegasus che ferma il cuore di Sirio. Ah, anche loro hanno lasciato la zona V? Quando? Non mi sono accorto, per niente. Ah, comunque formazione difensiva, sia chiaro. Oh, e come l'ha fermata? Con lo spirito? Aia. Takasugi, no, dai, ma c'era! Perché si è fermato? Ma che fa? No! 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 Non puoi farlo! Avevo attivato il dribbling, Ah, cavoli, se non mi bloccava quello era un overhead kick perfetto, era. L'avevo caricato al massimo, Mannaggia lui. Ah, pensavo che c'era qualcuno qui, non ho controllato la minimappa. No! Ragazzi, voglio riprovare a fare l'overhead kick, ma proprio farlo perfetto stavolta. Ma dai! Ancora? Vabbè, a parte che è Nagano, comunque. Porca miseria, raga. Tsubasa, Tsubasa. Ma perché? Cos'è successo lì? Vai che è tua, dai che è tua. Oh. Dai, ci fissato proprio, eh. Oh, che fa?
Ehi! Ha provato a vincere, ha provato? Ha provato a vincere? Tutti quanti che si sacrificano. Cos'era quella parata? Beh sì, però ragazzi, anche voi, io lascio i tasti e mezz'ora dopo mi fanno il dribbling. Non va fatto bene. Oh no 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 no. Ehi. Non è carico mai. C'è qualcuno per favore? Wow wow wow. Proiettile. Bello però. Bravo Taki. Oh. Anche avrei la zona B, sai? Ecco, te la va. Ti piace sta zona B? Per chi era? Non c'era nessuno in attacco? Ma dai! Ma sul serio? Ok, attacco aggressivo, vai. Mazzunna. Rispondo. Rispondo. Mamma mia! Te lo scordi, te lo scordi, Yuga! Dai! Eccolo! Perché si è fermato? Vai da lontano! Vola! Vola in rete! 2-0! Vai così! Bene. Ragazzi, è fatta. Anche mi fanno un gol. Liberissimi. Liberissimi di farlo. Liberissimi oramai. Ma guarda, se lo facessero non è che mi dispiacerebbe, eh. E poi scusami, è finita la partita, è fatta raga, 2-0, ho vinto il campionato delle medie, è finita, la scuola media Nankatsu ha vinto il suo terzo nazionale consecutivo.
La Toho ha raggiunto la finale per 3 volte, ma non è mai riuscita a battere i campioni. Ce l'abbiamo fatta, Tsubasa! La nostra 3ª vittoria! Quella che era stata una fantasia è diventata realtà! È finita. Ah, è finita. Tsubasa. Era la nostra ultima sfida. E mi hai battuto. Alla fine non sono mai riuscito a sconfiggerti. Non avevo alcuna possibilità. Ma è tutto merito tuo. Eh? È perché c'eri tu. È perché non potevo perdere contro di te che sono riuscito a dare il massimo in questi 3 anni. Grazie. Tsubasa. Avrei voluto affrontarti al tuo meglio. Mi dispiace. Ora alza i tacchi e vai in Brasile. Sono stanco di vederti in Giappone. È da troppo tempo che non penso ad altro che a batterti. Beh, almeno questo capitolo della nostra battaglia si è concluso. Ma la guerra è ancora aperta. Tsubasa, come fai ad essere sempre un passo avanti a me? Forse ora l'ho capito. Tutti parlano del fatto che andrai in Brasile per diventare un professionista. Avere grandi obiettivi è ciò che rende il calcio divertente. E se guardassi oltre Tsubasa? Se sognassi più in grande? E se... Congratulazioni, Tsubasa. Anch'io ho ancora molto da fare. E quando ci rivedremo, allora... さあ、今シンクの優勝旗が南角中キャプテンの大空翼くんの手に渡りました。沸き起こる場内の声援をお聞きください。 Ci sono anche le scene animate. Wow. Non lo sapevo. Forte. Munemasa Katagiri. Non mi ero sbagliato. Questi 3 anni sono stati un viaggio di crescita per tutti loro. Sin da quando li ho visti giocare su quel campo sulla spiaggia. E da allora, tanti nuovi giocatori di talento sono emersi dall'ombra. Grazie a loro potremmo formare una squadra di livello internazionale. La loro era sta per iniziare. Un gruppo di rivali che diventano alleati sotto la guida di Tsubasa e Hyuga. Ma stavolta il loro palcoscenico sarà il mondo. Dovrete sostenervi l'un l'altro mentre spiegate le ali del mondo del calcio davanti a nuovi e fortissimi avversari. La sua storia prosegue su un nuovo palcoscenico. Continua. Bene, direi che allora questo video può concludersi qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per Instagram e Discord. La prossima volta comincerò la storia personale. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!